Esercizio numero 6. Abbiamo un solido regolare, per esempio un cilindro di metallo oppure un parallelepipedo di metallo, e vogliamo misurare il suo volume. Lo possiamo fare in due modi. Il primo modo è quello di immergerlo in un cilindro graduato che contiene dell'acqua e vedere di quanto sale il livello dell'acqua. Per esempio, se il livello dell'acqua inizialmente è 10,0 ml e poi sale a 16,7 ml, allora l'innalzamento è stato di 6,7 ml, cioè la differenza fra il livello finale e il livello iniziale. Immaginiamo poi che il cilindro graduato che utilizziamo ha una sensibilità di 0,4 ml, che è quindi la distanza fra due tacchette vicine. Perciò questa è la prima misura di volume ottenuta per immersione dell'oggetto nell'acqua in un cilindro graduato. Scriviamo la misura, Vim sta per immersione, quindi volume misurato per immersione, uguale 6,7 più o meno 0,4 e millilitri l'unità di misura fuori della parentesi. Però abbiamo anche un altro modo per misurare il volume del solido regolare. Siccome appunto è un solido regolare, possiamo utilizzare la formula geometrica, volume geometrica, del cilindro oppure del parallelepipedo, e immaginiamo di aver trovato quest'altra misura, 7,1 più o meno 0,5 millilitri. Quindi adesso noi abbiamo due diverse misure dello stesso volume, cioè del volume dello stesso oggetto. Queste due misure vanno riassunte in un'unica misura finale, cioè le devo sintetizzare in una misura sola. Qui l'unità di misura è sbagliata, ma è rimasta quella della densità, in realtà qui c'è millilitri. Vediamo lo svolgimento. Innanzitutto bisogna ricordare che quando si misura una grandezza fisica, in questo caso un volume, la misura non è mai un valore unico, preciso, ma è sempre un valore associato a un'incertezza di misura, che nel primo caso è 0,4 millilitri, eccola, e nel secondo caso l'incertezza di misura è 0,5 millilitri. Quindi questo secondo intervallo ha una semiampiezza di 0,5 millilitri. Questo vuol dire che il volume dell'oggetto misurato col metodo geometrico non è 7,1 millilitri, ma 7,1 è il valore che noi riteniamo migliore, ma in realtà il volume dell'oggetto può essere compreso, cioè può essere qualunque valore nell'intervallo, quindi qualunque valore compreso tra 6,6 e 7,6 millilitri. Allo stesso modo, la prima misura di volume, quella ottenuta per immersione in acqua, non è 6,7 millilitri, ma questo è il valore che noi riteniamo migliore, ma poi qualunque valore in questo intervallo tra 6,3 e 7,1 millilitri può essere il volume dell'oggetto. Quindi noi abbiamo questi due intervalli di incertezza. Innanzitutto dobbiamo vedere se sono compatibili. Compatibili vuol dire che hanno una intersezione in comune, e ce l'hanno. Infatti l'intersezione comune va da 6,6 a 7,1, è questa. Se non fossero stati compatibili le due misure, allora c'era qualcosa che non andava bene, perché non può essere che il volume dello stesso oggetto misurato in un modo si trova in questo intervallo e lo stesso oggetto invece il volume misurato in un altro modo si trova in un intervallo che non ha niente in comune con il primo. Quindi due misure si dicono incompatibili quando non hanno intersezione comune. Queste due misure invece sono compatibili, per fortuna, come devono essere, perché appunto rappresentano la stessa cosa, cioè il volume dello stesso oggetto. Quindi se il volume di questo oggetto deve essere compreso in questo intervallo, ma allo stesso tempo deve essere compreso in quest'altro intervallo, allora significa che deve essere compreso nell'intersezione, e quindi come misura finale riassuntiva delle due, come misura riassuntiva unica, prendiamo l'intersezione dei due intervalli, cioè questo intervallo che va da 6,6 a 7,1 millilitri. Ora rimane soltanto da scrivere questo intervallo in una maniera da indicare il valore centrale e la semiampiezza dell'intervallo, cioè l'incertezza di misura. Per scoprire quanto vale il punto centrale, il valore medio di questo intervallo, basta fare la media aritmetica tra gli estremi, quindi la media aritmetica tra 6,6 e 7,1 millilitri, quindi 6,6 più 7,1 diviso 2, e viene 6,85. Per trovare invece la metà intervallo, basta prendere l'intervallo intero e dividerlo per 2. Allora, l'intervallo intero quanto è ampio? 7,1 meno 6,6 millilitri, quindi è ampio 0,5 millilitri. Dividiamo a metà,
0,25 di qua, 0,25 di là. Quindi per calcolare l'incertezza, cioè metà intervallo, bisogna fare la semidifferenza tra gli estremi. Semidifferenza vuol dire l'estremo destro meno l'estremo sinistro diviso 2. Del resto questo 0,25 si poteva anche calcolare a mente, perché tra 6,6 e 6,85 c'è di mezzo 0,25, e lo stesso tra 6,85 e 7,1 c'è di mezzo 0,25. Infine dobbiamo ricordare che questa misura scritta così non va bene ancora, bisogna aggiustarla, perché l'incertezza deve avere una sola cifra significativa mentre ne ha due. Quindi dobbiamo sopprimere il 5 e 0,25 diventa 0,3 arrotondato per eccesso. Poi dobbiamo applicare la seconda regola, che la misura deve avere gli stessi decimali dell'incertezza. Ora l'incertezza ha una sola cifra decimale, il 3, e quindi anche l'incertezza non deve averne due di decimali, ma uno solo. Quindi sopprimiamo il 5, l'8 si arrotonda per eccesso a 9, quindi 6,9 più o meno 0,3 millilitri. Alcune osservazioni finali. Un errore tipico che fanno gli studenti è quello di fare la media delle due misure, cioè fanno la media tra 6,7 e 7,1, ottenendo 6,9, che in questo caso torna, ma soltanto per una coincidenza fortuita, perché in generale non è vero che facendo la media tra 6,7 e 7,1 poi si trova esattamente metà dell'intervallo intersezione. Quindi è un procedimento sbagliato quello di fare la media delle due misure. Quindi non bisogna fare la media di queste due misure, bisogna invece risolvere l'esercizio in modo grafico, cioè disegnare il primo intervallo di incertezza, disegnare il secondo intervallo di incertezza allineandolo bene al primo con tutti i valori, per esempio 7,1 è allineato, 6,6 è prima di 6,7 e così via, e poi bisogna individuare l'intervallo comune, che in questo caso è questo qua. Altro errore degli studenti: fanno la media aritmetica tra le incertezze, cioè fanno la media tra 0,4 e 0,5, che verrebbe 0,45. Anche questo è sbagliato, perché invece l'incertezza non è 0,45 ma è 0,25, cioè in metà di questo intervallo che abbiamo trovato. Infine, da un punto di vista puramente tecnico, il valore medio dell'intervallo finale, abbiamo detto che è la media aritmetica degli estremi, 6,6 e 7,1 sommati diviso 2. Quindi questo valore qui è la semisomma degli estremi, semisomma, l'estremo più l'altro estremo diviso 2, cioè metà della somma. Invece abbiamo detto che l'incertezza 0,25 è metà intervallo e è la semidifferenza degli estremi, perché è 7,1 meno 6,6 diviso 2. Quindi riassumendo, il centro dell'intervallo è la semisomma degli estremi, invece l'incertezza di misura, cioè il mezzo intervallo, è la semidifferenza degli estremi, cioè la differenza degli estremi diviso 2. E infine ricordiamo che una volta scritta la misura finale bisogna poi aggiustarla.